Chi vive di insulti e di rancore vive male e spesso non ottiene nulla di buono. Questo è il messaggio che è emerso dall'intervista che Paolo Monaca del Movimento Civico Cambiamo Davvero Ispica ha rilasciato ai nostri microfoni durante l'intervista di Piero Giunta. Paolo ha spiegato la natura del progetto civico della coalizione a sostegno del candidato sindaco Innocenzo Leontini. È stata inoltre affrontata la questione della carenza culturale che la città soffre. Infine Paolo ci ha anticipato alcuni punti cardine che costituiranno il progetto politico-amministrativo della coalizione a sostegno di Leontini sindaco. In questi ultimi giorni nel dibattito politico in Spicefe si è discusso molto del movimento civico Cambiamo Davvero Ispica. Dopo alcuni giorni sui social sono apparsi commenti e comunicati. Oggi abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi radiofonici il coordinatore cittadino di Cambiamo Davvero Ispica, Paolo Monaca, che ha scelto la nostra radio per rispondere su alcune vicende o dicerie che riguardano il movimento civico Cambiamo Davvero Ispica. Paolo, cosa puoi dirci di più? Ciao Piero, grazie per l'invito. Un saluto ai radioascoltatori di Radio Dimensione Musica che ci stanno appunto ascoltando. Devo dire tanto rumore per nulla e mi dispiace deludere soprattutto alcuni Facebook dipendenti che personalmente mi piace definire sconsolati leoni da tastiera, perché nessuno ha aderito alla Lega, anzi ad Ispica conosciamo bene i loro militanti con nomi e cognomi. Così come ad Ispica, alla stessa stregua, conosciamo i militanti di altri partiti, come possono essere per esempio quelli iscritti al PD, oppure chi è iscritto ai Fratelli d'Italia o ad Italia Viva. Sotto questo punto di vista nulla di nuovo, questa per fortuna Piero si chiama democrazia. E come abbiamo già avuto modo di comunicare tramite la nostra pagina ufficiale, Cambiamo Davvero Ispica è un progetto civico, è rappresentato da cittadini comuni, da donne e da uomini, che sono espressione della società civile e molti dei quali rappresentano un valore aggiunto grazie al proprio bagaglio culturale e politico. C'è per esempio chi ha una formazione culturale riformista, chi di destra, chi di sinistra, oppure c'è chi più semplicemente è deluso dall'esperienza amministrativa del PD in questi 5 anni di amministrazione Muraglie. Questo e solo questo, devo dire che è lo spirito del nostro progetto insieme alle altre liste civiche alleate, a sostegno del nostro candidato sindaco Innocenzo Leontini. Per il resto, cosa pensare? Alcune offese, insulti ed aggressioni da parte dei nostri avversari politici comparse sui social credo che non meritano nemmeno una risposta, perché appunto lontani dalla nostra idea di cittadini appassionati di politica. E sotto questo aspetto vorrei consigliare ai nostri avversari politici che chi vive di insulti e di rancore vive male e spesso tra l'altro non si ottiene nulla di buono. Qualche vostro avversario politico ha messo in dubbio la vostra correttezza morale e pubblica, mentre qualcun altro ha cercato di insinuare opportunismo e trasformismo politico. Paolo, come la mettiamo? Cosa pensi rispetto a queste accuse politiche? Caro Piero, la mettiamo che qualcuno, oltre che ad essere malafede, ha pure la memoria corta. E mi spiego meglio. Il gruppo di simpatizzanti del nostro movimento siamo tutte persone libere mentalmente, aperte culturalmente ed impegnate socialmente. Ma soprattutto siamo stati tra i pochi che costantemente negli ultimi anni abbiamo mantenuto la schiena dritta e siamo sempre stati a fianco di chi ci ha chiesto aiuto rispetto ad alcuni disagi cittadini o rispetto a delle problematiche pubbliche. E chi ci conosce sa che non siamo il tipo di persone che amano lodarsi, ma questa volta
devo ricordare a qualche smemorato appunto che, per esempio, il sottoscritto nella passata esperienza in seno al Consiglio Comunale non è mai sceso a nessun compromesso rispetto ad alcune tentazioni e abbiamo sempre mantenuto alta dignità e valori, anche di fronte a certi poteri forti. Infine, tutti ricordano come durante le ultime elezioni amministrative del 2015 non abbiamo deciso di fare comodi accordi politici, lasciando piuttosto agli altri, ai falsi moralisti, a chi per esempio fa il duro e il puro, la volontà di accordi e accorducci pur di arrivare al potere. Ebbene, sicuramente oggi non accettiamo di ricevere lezioni di moralità da certi ambienti, chiamiamoli governativi o pseudoculturali o anche intellettuali, che piuttosto a fase alterna si scandalizzano e costruiscono castelli di sabbia solo per fini elettorali. Mi viene da pensare, ma dove sono stati in questi 5 tristi anni di amministrazione PD certo pseudo intellettuali? In letargo oppure sulla luna? Strano ricordarsi e appassionarsi della città, guarda caso, a pochi mesi prima del voto amministrativo. E i nostrani ironizzatori social dovrebbero veramente scandalizzarsi per ben altro, Piero. Nessuno si è scandalizzato, piuttosto, quando l'attuale sindaco ha trovato nel deputato di centrodestra Assenza uno dei più graditi confidenti politici e raccomandatore nei palazzi regionali. Oppure vogliamo parlare di un attuale assessore comunale che, dopo un'esperienza assessoriale di centrodestra, oggi siede in una giunta monocolore PD. Vogliamo ricordare anche il caso di un candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che era già candidato nella lista MPA del tanto odiato ex governatore Raffaele Lombardo? Ma soprattutto, come non citare e rammentare appunto il Movimento 5 Stelle? Prima al governo con la Lega e poi col PD, che rappresentava il peggio e il nemico giurato col quale non bisognava mai allearsi. Complimenti, questa sì che si chiama moralità. Moralità e io aggiungerei ipocrisia. Perché, caro Piero, penso che il problema di Ispica sia soprattutto un problema culturale, rappresentato da una certa ipocrisia, come se credere in alcuni valori o in alcune idee politiche rappresenti appunto qualcosa di cui vergognarsi. E io personalmente ho una mia personale formazione politica e culturale, di matrice laico-socialista sicuramente, ma di cui non mi sono mai vergognato e anzi ne vado fiero, perché appunto mi ha permesso di crescere attraverso gli scritti, penso, di Benedetto Croce, dei fratelli Rosselli, oppure di Proudhon, ma anche, devo dire, di Giorgio La Pira. Siamo entrati in piena campagna elettorale e finora nel dibattito politico si è parlato poco o niente sui programmi e idee di come sarà governata Ispica nei prossimi 5 anni. Ecco Paolo, cosa puoi dirci in merito, anche alla luce del questionario pubblico proposto dal movimento Cambiamo Davvero Ispica? Già è da tempo che abbiamo le idee chiare su quello che sarà a breve presentato il progetto di tutta la coalizione. Abbiamo avuto il piacere di presentare pubblicamente un questionario. Ad oggi abbiamo ricevuto tantissime risposte, oltre 650, dove abbiamo chiesto appunto ai nostri cittadini cosa ne pensassero rispetto ad alcune idee, ad alcuni interventi di cui necessita Ispica, e abbiamo chiesto anche, soprattutto, qual è la loro priorità, perché la prossima amministrazione deve anche dovrà dare delle priorità,
ci sono alcune cose che molto più urgenti che non possono più essere rinviate, altre cose che sono importanti ma verranno subito dopo. Devo dire che comunque a breve definiremo tutto quello che sarà il programma elettorale della coalizione, un programma elettorale molto sintetico, semplice, ma soprattutto sostenibile. E quello che ti posso dire, Piero, è che sicuramente i due punti fermi sono, da una parte, il risanamento finanziario, questo già per noi era chiaro già anni fa. Dall'altra parte, l'altra faccia della medaglia è la progettualità, la presentazione di progetti, la predisposizione di una mole importante di progetti per essere finanziati. Dobbiamo intercettare Ispica, il comune di Ispica ha bisogno veramente di intercettare tante risorse finanziarie che riguarderanno interventi sul territorio urbano ed extraurbano. La coalizione è molto eterogenea, devo dire che si completa nelle competenze, dove l'ascolto e il confronto sono alla base di tutto. Innocenzo, che è il nostro candidato sindaco, sta coordinando un lavoro di gruppo veramente eccezionale. E, che cosa ti devo dire in più? Ti posso dire che il nostro candidato sindaco Innocenzo ha già fatto il sindaco in passato, credo che era ai primi anni era il 92, e ha fatto il sindaco e l'ha svolto in modo egregio, perché ha dato appunto garanzia ha dimostrato garanzia di competenza, di ascolto, di sintesi e di concretezza nell'affrontare e nel risolvere i problemi. Quindi sotto questo punto di vista siamo molto sereni, stiamo definendo gli ultimi dettagli, a breve la coalizione si presenterà alla città cercando, e siamo sicuri, stiamo coinvolgendo gli ambienti sani, gli ambienti produttivi e giovani della città. Sicuramente ci sarà a breve, ci piacerà confrontarci sui temi, sulle proposte, sulle idee, e questo è anche il bello della politica, del confronto, sempre alla base del rispetto reciproco, e come dicevo poco fa, lasciamo agli altri le sterili polemiche, perché i cittadini veramente non sono interessati. Ringrazio Paolo Monaca, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.